Conterno Arturo nasce a Torino il 16 aprile 1871. Studiò design sotto Ghirardi e, a partire dal 1888, ha studiato privatamente con Giacomo Grosso, che divenne suo amico e mentore. Espone nel 1898 alla Promotrice di Torino, dove due dei suoi dipinti, Orto Botanico e Spotorno al Mattino, hanno ricevuto riconoscimenti. Le sue opere, tra cui paesaggi, genere e ritratti, hanno la brillante sensibilità cromatica dei pittori post-impressionisti o tardo macchiaioli. Il critico Bernardi affermava che Conterno affermava la sottigliezza, l'aristocrazia del tatto, la serena poesia che si diffonde dalla sua placida e accurata pitturazione. Schialvino lo descrive come un pittore in grado di raffigurare piccole cose rese grandi dall'insufflazione di una poetica spirito, raffigurazioni, nonostante il vagare del soggetto, pieno di intimità, squisitezza, meditazione, solennità e religione. Conterno Arturo si spense a Torino, nel 1942.